E tu però, mentre fai un film, chiedi di rivederti, guardi sul monitor di controllo, sì, una volta c'è addirittura la posizione dei giornalieri a fine settimana. Me le hanno anche fatte. Sono molto combattuto perché capisco che rivedersi anche subito, dopo che si è fatto una scena, prima, diciamo, perché si chiamano le varie ripetizioni, può servire a rivedersi per correggersi. Però allo stesso tempo soffro talmente rivedendomi, perché vedo tutto quello che non ho fatto e che avrei potuto fare, che ho paura di scoraggiarmi e preferisco non vedermi. Poi naturalmente ci sono dei registi, come per esempio era la Vermeuler, che ti obbligano appunto a vedere i giornalieri. Però tu sai che tu vedi i giornalieri, però vedi delle cose che ormai sono fatte, quindi praticamente non ha più nessuna funzione di progresso. È soltanto, può essere una soddisfazione, ma può essere anche un dolore. Allora, Vermeuler addirittura vi obbligava a vedere. Beh, a vedere, ma, cioè, insomma, lei obbligava un po' a tutto, tutto quello che faceva. È un figlio un po'... Cassa. Tu hai avuto appunto, tra l'altro, nella tua carriera cinematografica, curiosissima, perché nella prima parte tu hai usato spesso in chiave quasi un po' grottesca da registi che amano calcare i toni, appunto, come in apertura, come in un modo molto diverso anche Gigi Magni, no? Hai lavorato, prima di diventare l'attore di Cesello, usato da grandi personaggi tragici di questi anni, hai avuto invece un inizio sotto tutto un altro segno, parlo del cinema. Sì, beh, direi sotto nessun segno, perché non avendo io nessuna individualità riconosciuta, se un regista mi vedeva in un modo, mi faceva fare una cosa. Certo, può darsi che il mio modo di essere, il mio aspetto, o quello che avevo fatto in teatro, li portasse a fare delle parti più grottesche. Darsi per meglio, e poi comunque faceva fare parte grottesca a tutti, quindi insomma non c'era nulla di strano che, ma con Magni sì, con Magni, ma insomma anche Magni è un regista che predilige il corpo, no, anche se poi fa dei film dove ci sono dei risvolti drammatici fortissimi, però insomma anche con lui è stato così. E ho fatto due bellissime esperienze che però poi sono più ripetute. E poi insomma diciamo che io con la mia fisionomia evidentemente in cinema sono più indicato per fare parti un po' borderline, come si dice, insomma, che per fare parti amorose, insomma, giovane.